pensionato di 80 anni è rimasto incastrato con le gambe in una moto zappatrice, riportando ferite gravissime mentre lavorava nell'orto a Canuova di Berlasco, frazione di Borgonovo. È stato portato dall'eliambulanza all'ospedale di Parma. La complessità della malattia, che porta ai disturbi del comportamento alimentare, richiede approcci medici multidisciplinari e integrati, ma anche un corretto comportamento delle famiglie coinvolte. Questa mattina un incontro legato alla giornata del fiocchetto Lilla, organizzato dall'azienda sanitaria di Piacenza con l'associazione Punto e a Capo. Entro maggio il primo treno di prova transiterà lungo il binario del polo logistico di Castel San Giovanni. Le merci potranno viaggiare su rotaia. A fine aprile le Ferrovie dello Stato e Vailog firmeranno infatti il contratto propedeutico alla messa in opera del raccordo ferroviario. Molti cittadini lamentano da alcuni giorni la difficoltà nel pagare con le monetine la sosta negli spazi blu in città. Il parcometro accetta solo l'esatto importo della tariffa oraria e non dal resto. E per qualcuno poi è arrivata anche la multa. Il Fiorezzuola esce sconfitto 2-0 dalla trasferta sul campo della capolista Mantova. Decisivi i gol nel primo tempo, rossoneri che finiscono in 10. Domani Piacenza in campo a Crema per proseguire la corsa verso la vetta di Serie D. I lombardi sono in zona retrocessione, ma arrivano da una serie di ottimi risultati. Tutte le notizie proseguono come sempre sul nostro sito www.liberta.it.